sponsored by Il Bottegone, ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te, giardinaggio, via provinciale 73, Monticello Brianza. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia, via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici, Lecco 0341 28 20 17, riparazionicorno.com. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Mi verrebbe dire un'altra settimana da sopravvissuto, facciamo questa battuta, dai. Si torna in trasferta, sicuramente con anche magari un carico di tensioni che già non era necessario, insomma voi in trasferta avete già i vostri problemi da affrontare, che sono soprattutto di natura mentale, perché poi le prestazioni tante volte sono arrivate. Se togliamo Trieste e Crema, poi meno male avete sempre fatto la figura dei leoni. Sì, sì, ci sono delle partite in cui quelle che hai nominato tu non hai fatto bene, le altre hai comunque sempre fatto bene, però diciamo che in queste situazioni lì ci siamo messi noi, in queste sconfitte ci abbiamo messo del nostro, comprese poi le ultime due in casa, di conseguenza siamo consapevoli, abbiamo sfruttato questa settimana dove stiamo stati tanti insieme per cercare di analizzare bene, di vivisezionare bene questi momenti, per capire anche parlando con i ragazzi le difficoltà, perché le ultime sono state evidenziate perché una vicino all'altra, come è successo con il Renate, quindi praticamente sono state degli errori esponenziali quando li vedi vicini, e perché comunque sono cose da evitare, sono dei posizionamenti valutati veramente molto male nel momento in cui c'è la punizione o c'è il calcio d'angolo eccetera, quindi abbiamo cercato di risalire a questi errori, di vedere dove si può migliorare, come abbiamo fatto altre volte, però magari in maniera più superficiale. Visto la settimana dei doppi allenamenti, abbiamo avuto molto più tempo e ho cercato di renderla meno pesante possibile a livello mentale, però allo stesso tempo di analizzare queste cose, perché sono fondamentali e sono purtroppo sull'occhio di tutti, del finale della partita scorsa, perché era la seconda volta che eravamo in vantaggio in casa e l'avevamo rimessa in piedi in 10 minuti, avevamo sbagliato per 3 volte consecutive 3-1 e non c'era nessun tipo di sentore, e abbiamo fatto una punizione laterale che non si mettono neanche i pulcini, così gliel'ho detto alla squadra, però in quel momento non siamo stati in grado di correggere in quei 10 secondi, 15 secondi. Allo stesso tempo poi c'è stata il ribaltamento di fronte e il corner per noi volevamo vincerla e eravamo posizionati male anche lì, quindi tutto rincorso di robe che quando è nera, no? Si dice, quindi bisogna cercare di farla girare, fare questa trasferta, prendere l'occasione e di tornare con qualcosa in mano finalmente. Marcello Villani. Buongiorno mister, sei più preoccupato della partita, del post partita, dei giocatori che non ti ascoltano? Di che cosa? No, non mi faccio, mi sono fatto queste domande all'inizio, poi abbiamo parlato eccetera, e adesso siamo concentrati, non c'è più tempo di pensare o di parlare, bisogna cominciare a fare i fatti, perché prima di tutto ci teniamo per noi, poi in secondo luogo per la piazza, per l'Eco, e questo dobbiamo pensare e basta. Poi per il resto sono partite di calcio, però ripeto, prendere dei gol così sono veramente fastidiosi, perché in questa situazione non è che ci hanno messo gli altri per bravura, ci abbiamo messo del nostro noi e va cercato di non essere più ripetuto, e quindi andranno in campo dei giocatori particolari dove devono essere concentrati a mille. Vai, Mario.
Mister, ti chiedo innanzitutto qual è l'umore dei ragazzi, come li vedi dopo questa settimana? Insomma, se li vedi carichi, chiaro che li... non sono contenti, sono dispiaciuti mica per la settimana, perché hanno capito che è un momento in cui dobbiamo comunque compattarci, eccetera. Sono ovviamente dispiaciuti per i risultati, no? Perché comunque vedi che riesce a rimettere in piedi la partita e comunque per due errori banalissimi e evidentissimi, purtroppo è stato quello il brutto, no? Nel senso, poi vai sotto la curva e spieghi cosa hai sbagliato a livello madornale il posizionamento e per mancanza di lucidità, perché comunque tutti avanti per fare il terzo e l'abbiamo sbagliato tre volte. Poi nel momento in cui c'è il corner, evidentissimo, calciato male, ripartenza, ti fai sorprendere sul 3-2, è stata una roba che metterebbe KO chiunque, purtroppo mentalmente non è stato facile, però siamo qua a parlarne e a cercare di reagire, perché è quello che dobbiamo fare, non possiamo starci qua a pensare più di tanto, e domani c'è una partita importante dove dobbiamo andare a segnare, le chiacchiere sono finite, dobbiamo cercare di fare i fatti. Vorrei chiederti anche se prevedi un aggiustamento tattico rispetto alle ultime partite, magari insomma una formazione un po' più accorta dal punto di vista difensivo. Ma sono partito con la formazione accorta nel primo tempo e siamo andati sotto. Poi siamo tornati con le tre punte e abbiamo ribattato la partita in 10 minuti. Poi mentre con Renate sei andato 35-2, perché magari ovviamente stai vincendo all'80esimo 2-1 il derby, e ti metti a 3-5-2 e prendi 2 gol. E quindi domenica non mi sono messo a 3-5-2, ma ho cercato, perché non c'era nessun comunque tipo di sentore a livello di gioco che facesse pensare che l'Albino Lefe ci abbia messo là dietro alle corde, assolutamente no. C'è stata la punizione laterale all'88esimo. E quindi fai anche fatica a tirare via delle certezze, no? Quindi qualcosa abbiamo comunque cercato di limare a livello di atteggiamento, come hai detto tu, quello sì, bisogna cercare di fare in modo che i particolari, cioè la palla ferma, non ci metta più in difficoltà. Parlo dei falli laterali, parlo del corner, parlo di punizioni laterali, eccetera. Noi le difficoltà ce le abbiamo lì, poi mi sembra che abbiamo preso 4 o 5 gol di movimento e 4 rigori e sono 8, e poi forse 5-6 gol di movimento e poi 4-5 gol su palle inattive, che sarebbero 8-9 compresi 4 rigori, però rigori li tiro anch'io, nel senso la palla inattiva su rigore, tutto qua. Federico Pozzoni. Sì, buongiorno mister. Ultimamente, a mio giudizio, i primi tempi dell'Ecco, da virgolette l'Ecco in avanti, sono risultati di livello inferiore rispetto ai secondi, dove comunque qualcosa si è visto. Contro l'Albino Lefe, per esempio, ancora negli occhi una serpentina, a un certo punto il Poletti a inizio ripresa, che poi ha calciato alto, dopo aver scartato praticamente tutta la difesa dell'Ecco. E da quel momento lì in poi è come se la squadra avesse detto ok, adesso svoltiamo. Certo. E c'è stata comunque una reazione, fino al gol del 2-2, chiaramente. Volevo sapere perché la squadra non riesce a esprimersi così fin dal primo minuto. No, abbiamo fatto bene anche con la Juve nel primo tempo, però voglio dire, sì, probabilmente c'è un approccio alla partita ultimamente che è un po' timido e dobbiamo cercare di tirar via questa roba qua, ne abbiamo parlato anche di questo, però gli approcci della partita sono state sbagliate comunque a Trieste con la Pergolettese. Poi per il resto, nonostante sei andato sotto con la Virtus, poi comunque hai reagito nel doppio svantaggio, sei sempre stato sul pezzo, non è che abbiamo avuto quei blackout, come si dice, a livello di gioco. Il blackout ce l'abbiamo nel momento in cui la palla è ferma, quindi dobbiamo azionare e attivare tutte le risorse per cercare di avere la concentrazione sempre massimale nel momento in cui la palla è ferma. Lì è fondamentale e valutare in base a dove è posizionata la palla dove dobbiamo metterci. Però
È vero, sì. E poi sai, fai 7 partite a 2 punti di media e è difficile spiegare le altre 7 partite a una media disastrosa. Quindi c'è stata un'inversione di tendenza dove ci siamo messi in difficoltà noi, perché comunque i 5 minuti finali ci sono rimasti qua dell'Arenati, i 5 minuti finali di domenica, e lì è una roba che neanche Hitchcock. Un finale così, perché non te lo aspetti, però due volte due errori madornali, i primi due con Correnate e dopo con di posizionamento, là individuali e lì di posizionamento, quando ne era, no? Però dai, è importante che ne abbiamo parlato, e come ho detto adesso però è finito il momento di parlare, eccetera, bisogna ricompattarci e trovare le soluzioni dentro di noi, soprattutto, perché alla fine vanno in campo i giocatori, i singoli, e quindi devono essere bravi loro a compattarsi e a cercare, indipendentemente da tutte le storie dell'allenatore o del direttore, o qua e là, dai. Cioè, grazie. Calcio è questo. Alberto, come giudica il Trento? Non ho partito abbastanza bene, qua hanno avuto un po' di flessione e le ultime due partite sono riusciti a, le ultime partite riusciti a rialzare un po' la testa. Sì, facendo tra l'altro un'ottima prova a Trieste, dove il Lecco invece aveva avuto qualche difficoltà, tra virgolette. Sì, vero. Poi sai, i momenti a Trieste l'abbiamo incontrata ormai 2 mesi e mezzo fa, e dipende sempre dai momenti, però fa vedere lì che è un campionato molto equilibrato, e quindi Trento sta facendo bene, perché nelle ultime 3 partite comunque ha cambiato modulo e quindi ha trovato delle soluzioni diverse e ha fatto credo 7 punti se non ricordo male, quindi sicuramente è una squadra che in forma, e bisogna cercare di prendere le contromisure giuste per cercare di limitarli, perché comunque hanno dei giocatori importanti e che hanno fatto la categoria, supportati da uno zoccolo duro che hanno mantenuto dalla Serie D e che l'allenatore conosce bene, quindi una squadra allenata bene che sicuramente ci darà filo da torcere, perché hanno dimostrato di saperci stare nella categoria con gli ultimi risultati. Lanfredo, Birelli, no, Gianni Alfredo. Sto vedendo che il Trento non è messo molto meglio di noi nel recente passato, perché noi abbiamo fatto un pareggio e 4 sconfitte, non hanno fatto una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, cioè sia considerando 5 partite che 10 sono poco avanti a noi, anche loro sono in crisi, anche se nelle ultime 2 hanno fatto 4 punti, mentre un'altra cosa che col Trento andiamo, io sapete che sempre qualcosa di statistico, col Trento abbiamo vinto le ultime 5 partite, come con l'Albino Lecco non abbiamo mai vinto, e sarà bene cercare di tenere questa serie positiva. Sì, no, la costante è un po' che comunque togli le prime che stanno viaggiando ai ritmi massimi, e per le altre è tutta un'altalena, non è che è solo per il Trento. Non esiste una squadra. Certo, c'è Piacenza ad esempio, che aveva fatto una bella rimonta, che era messo così e così, ha fatto una bella rimonta nelle ultime partite e hanno un po' ripreso, ma gli altri sono tutti abbastanza, ce la giochiamo un po' con tutti, quindi sotto questo aspetto sì, però l'importante è, parlo per noi, di ritrovare quelle risorse che avevamo nelle prime 7 partite, perché purtroppo sono cambiati degli atteggiamenti e bisogna cercare di tornare nei binari, perché non va bene. Posso dire una cosa ancora? Sì. Io devo cercare. Tra le prime 7 partite e le seconde 7 la fanno i gol subiti.
perché abbiamo segnato i 10 gol nelle prime 7 e anche nelle seconde 7, ma i gol subiti sono il doppio. Certo. Giusto? Sì, sì, no, i gol sulla difesa, come hai detto. Sì, sì, sono degli errori che purtroppo, come ho detto prima, ci siamo messi noi in questa difficoltà, ce li siamo fatti noi, quindi è un discorso di concentrazione, no? Perché se prendono il 7 ti mettono il gol in croce, dici vabbè, cosa devo fare? Però purtroppo i gol ce li siamo fatti noi. Non possiamo stare lì a trovarci delle scuse o degli alibi, lì bisogna cercare di evitare queste cose qua, e primo deve essere l'allenatore a dare l'esempio, e sicuramente anche gli atteggiamenti. E... Grazie mister. A te. Grazie. Altre domande? Quando parli di atteggiamenti, cosa intendi mister? Un po' di presunzione dopo l'inizio? No, intendo che bisogna essere meno altalenanti e più costanti negli atteggiamenti. Non ci si può trastullare negli allori perché hai vinto una partita, perché queste cose qua. E l'alternanza poi si vede in campo. Si vede il giocatore che ha fatto bene l'ultima partita, l'ultimo tempo, lo metti dentro, poi gioca titolare e non va. La realtà è questa, non è che ci giriamo intorno. Allora, certi atteggiamenti non li voglio più e non li sopporto più. Ok? Perché bisogna comportarsi bene e da uomini. E... nel momento in cui qua c'è Zironelli, ci sono atteggiamenti da rispettare, punto. Nel momento in cui non ci sono più, lo deciderà un altro. Quindi ho fatto anche delle scelte in base a questo. Ci saranno dei giocatori che non saranno convocati, perché è giusto così. Punto. Queste sono le regole e qua bisogna cercare di mettersi tutti in riga. Perché se facciamo abbiamo queste altalenanze, vuol dire che la testa è da un'altra parte, e allora è meglio cominciare a far capire che la cabina va messa in campo prima di tutto. La mansarda deve essere concentrata là, poi ci deve andare indietro anche tutto il resto della palazzina, del corpo, ma la cabina di regia, la testa è fondamentale. Quindi chi non ha la testa per affrontare queste partite è solo zavorra, e quindi ci si mette belli in fila come abbiamo fatto nei primi 2 mesi, e se no non c'è spazio.